Dopo quattro mesi il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può provocare diversi sintomi, stanchezza, debolezza muscolare, ansia, depressione. Dottor Lamacchia si parla già di sindrome post-Covid, come si manifesta e chi ne ha colpito? Dunque la sindrome post-Covid è definita come la permanenza di eh, sintomi eh, a tre mesi dall'episodio acuto di Covid. Indipendentemente se questo Covid si sia Manifestato in maniera eh, molto grave, quindi fino ad arrivare al ricovero in terapia intensiva, oppure con, con semplici sintomi magari curati a domicilio. Sono sintomi molto variabili, infatti non, eh, non esiste una definizione diciamo standardizzata perché sono sintomi che possono eh, essere molto intensi e, oppure sfumati e che vanno dalla stanchezza cronica immotivata a quello che viene definito l'annebbiamento mentale. Quindi una difficoltà di concentrazione, dolori osteomuscolari con ipotonia dovuti soprattutto a questi, questi ultimi al, al, all'allettamento o anche al ricovero in terapia intensiva. E fino a forme eh, psicologiche di ansia, di depressione o anche eh, disturbi della nutrizione, perché eh, appunto persone che, che sono state eh, a lungo in ospedale eh, e poi anche provate come tutti quanti dal, dalle chiusure, dalla pandemia, eh, chiaramente possono, possono avere esiti anche di questo tipo. Esistono già gli studi che possono documentare questi, queste sintomatologie? Dunque, mh, hanno, hanno già eh, diciamo, concluso eh, diversi studi eh, a livello mondiale, anche in Italia sono stati conclusi due studi del, del Policlinico Gemelli e dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E, dove appunto si è visto che una, un certo numero di, di persone studiate, eh, che è variabile eh, a seconda dello studio tra il 50 e il 70%, eh, continua ad avere una sintomatologia fastidiosa che... Che comporta una diminuzione della qualità della vita nel 40%, ad esempio, nello studio delle, delle, di, quello di Bergamo, nel 40% delle persone studiate. Poi ci sono eh, studi eh, anglosassoni eh, nel Regno Unito, anche studi cinesi: tutti confermano la persistenza in un grosso numero di persone di eh, sintomi molto vari. Chiaramente gli studi sono, si discostano l'uno dall'altro, perché comunque anche il campione di persone studiate non è non è numeroso proprio perché eh, per la necessità di concludere gli studi in maniera in maniera abbastanza rapida perché come per la patologia acuta che non si conosceva anche queste sequele del covid non sono così non sono ovviamente note Mol, se ne saprà molto di più in futuro quando appunto questi studi avranno un respiro molto più, più ampio. Dottore la struttura termale che dirige lei ha messo in essere un programma di riabilitazione post covid di che cosa si tratta dunque noi come struttura termale eh, ci siamo resi conto di avere eh, Competenze e, e possibilità eh, strutturali per trattare diverse, diversi aspetti di questa sindrome post-Covid. E quindi, eh, considerando la necessità che, viene, che, che, si, che manifesta il territorio per questo tipo di situazione, abbiamo deciso di, di, insomma, di metterci in campo in questa, in questa cosa. E, mh, soprattutto, eh, la, nostra, la nostra specializzazione è nella ginnastica ginnastica respiratoria, quindi avendo un reparto di fisioterapia completo, e, oppure l'attività motoria e terapeutica in acqua, noi abbiamo piscine in acqua di mare, quindi dove si può fare dell'attività di recupero funzionale osteomuscolare e anche cardiologico, sempre guidato da fisioterapisti. E poi ci sono diverse competenze come quelle di dietiste e di psicologhe. Un approccio no, molto disciplinare, ecco, dalla vostra esperienza, le persone che hanno avuto il Covid, eh, quanto tempo, di quanto tempo hanno bisogno per recuperare? Eh, questa è una domanda a cui è difficile molto rispondere, perché le situazioni sono eh, ovviamente molto molto diverse. Ci sono persone che giungono a noi con eh, un calvario, tra virgolette, che è durato mesi e eh, che può essere sia quello della fase acuta della malattia, ma anche quello del, del post-Covid, eh, che magari eh, quando arrivano da noi già sono mesi che hanno comunque cercano di risolvere determinati problemi. Quindi anche l'uscita da questa situazione Situazione può, essere, eh, può essere molto lunga dipende molto da, da come uno reagisce dipende da, da, da quello di cui ha bisogno perché le persone vanno anche aiutate proprio dal punto di vista mentale molti sono molto provati da quel, da quel punto di vista lì persone che mh, non so in, in ottobre novembre hanno avuto eh, sono state male una settimana o dieci giorni con il covid e poi non hanno più ritrovato se stessi perché veramente ti dicono che non sono più quelli di prima da mesi e, e magari hanno una sintomatologia sfumata, però loro percepiscono che non sono più quelli di prima, eh, in ambito lavorativo, in ambito, in ambito familiare, sociale, eh, fisico anche. Quindi mh, si tratta di una, di una mole di persone che potrebbe diventare molto, molto numerosa con un impatto sociale anche notevole, anche lavorativo. L'acqua termale aiuta a recuperare le forze e il respiro. Ci sono diversi, diverse persone che eh, non, eh, non hanno recuperato più quella capacità respiratoria eh, precedente, soprattutto quando fanno degli sforzi, quindi cose che prima facevano normalmente, ma anche una rampa di scala magari eh, li, li rende, li, li fatica eh, subito. Quindi queste persone vanno ovviamente inquadrate mh, inizialmente, perché la prima cosa è capire. Quale, quale sia l'origine del problema, perché non si può affrontare senza avere una diagnosi precisa e, e senza appunto eh, capire bene da, da, da dove deriva. Però poi ci sono delle, delle, delle possibilità di fronteggiarla, chiaramente eh, da noi non si può risolvere tutto, però eh, in quei casi in cui l'esercizio fisico eh, oppure i casi in cui ci sono sovrapposte delle altre problematiche tipo eh, bronchiti croniche o enfisemi, si possono trattare in vario, in vario modo. L'acqua termale noi la utilizziamo per le cure inalatorie ad esempio, per le ventilazioni polmonari, però insomma ci sono anche, eh, ripeto, ginnastiche respiratorie che possono essere fatte in palestra guidate dai fisioterapisti e attività motorie specifiche da fare in piscine eh, con acqua di mare. Ecco, parliamo di questa attività motoria, pare che molte persone dopo eh, aver uh, avuto i diciamo sintomi sentono proprio un affaticamento generale, non riescono a stare bene in piedi, ecco, come eh, si possono curare questi sintomi? Dunque, la stanchezza cronica è uno dei problemi principali del, del Covid. Si tratta, si tratta di una stanchezza immotivata e su questo è, è importante anche intervenire dal punto di vista alimentare. Quindi eh, dietologi e dietiste possono, eh, possono diciamo, eh, approntare un programma di alimentazione che possa essere eh, utile in questi, in questi casi. Ovviamente come dicevo prima il, il discorso è molto mh, da personalizzare perché questa stanchezza eh, ovviamente può anche dipendere da, da disfunzioni organiche, cioè dal sistema cardiorespiratorio. Quindi se, se magari è esitata una, una fibrosi polmonare, oppure persone che hanno avuto una, una miocardite? È chiaro che quelli sono, sono problematiche un pochino più, più difficili da gestire. In, eh, dopo entrano in campo anche gli specialisti, tipo i cardiologi. Ecco, come funziona il percorso qui all'interno di Rimini? terme Dunque, uno si presenta perché appunto magari ha saputo che la, la nostra struttura può offrire qualche soluzione a qualche problema di questo, di questo tipo. E il primo step è una valutazione medica, cioè il, il paziente eh, viene, viene accolto dal medico e eh, si dedica parecchio tempo alla, a questa persona perché in genere eh, queste, le persone che arrivano qui hanno da raccontare parecchio, perché hanno appunto vissuto una, 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 una storia di covid piuttosto lunga che può essere lunga sia nella fase acuta perché anche essere finiti in ospedale senza essere andati in terapia intensiva, ma a maggior ragione se hanno avuto esperienze di semi intensiva o di terapia intensiva, hanno da raccontare parecchio. Quindi il medico deve farsi un'idea di, di quello che ha vissuto la, la persona perché conta anche molto la percezione che questa persona ha avuto della sua situazione, sia in fase acuta che dopo. E poi c'è in genere il racconto di tutto quello che è successo dopo, nel senso che persone che sono state dichiarate guarite, quindi si sono negativizzate, sono state dimesse dall'ospedale, sono state rimandate a casa e non hanno più eh, trovato, diciamo, se stessi come erano prima e quindi magari hanno incominciato un altro percorso difficile perché comunque eh, al momento eh, essere seguiti in una situazione del genere in una situazione del genere in cui il, eh, praticamente il sistema sanitario nazionale è tutto orientato a curare gli acuti, per i cronici, che, se vogliamo definirli cronici, eh, c'è meno spazio. Quindi queste persone si trovano anche un pochino eh, diciamo da, da sole. Eh, quindi questa è la prima fase in cui tu raccogli tutte le informazioni ed eventualmente se necessiti di ulteriori diciamo, accertamenti li fai, li, li fai fare. Poi, ehm... Si cerca di, 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 di fare un programma personalizzato, cioè di, di, di indirizzare il paziente verso eh, quei trattamenti che possono essere più utili a lui e sono i più disparati appunto perché le situazioni sono molto, molto, molto diverse e quindi entrano in campo anche altri, altri specialisti. E quello che succederà ancora non lo sappiamo nemmeno noi perché abbiamo appena iniziato, quindi è un percorso che, sono percorsi che sono iniziati però nessuno è arrivato a termine ancora. Certo che i benefici della medicina termale sono noti insomma, ormai dall'antichità. Ecco, lei pensa che questo tipo di percorso può essere utile no, per, in generale per il sistema sanitario nazionale? Beh, le cure termali eh, sono, sono da, da, da decenni. Eh, sono cure accreditate, sono addirittura convenzionate con il sistema sanitario nazionale. Hanno una, una loro valenza, ovviamente, non possono essere la, la cura di tutti i mali. E, molto importante, eh, la loro funzione principale, forse, è quella di ridurre il, il consumo di farmaci e anche di ridurre i giorni di, eh, di malattia, eh, quindi di far star meglio le, le persone. Eh, non tutti credono alle cure termali, anche nell'ambito medico. Qualche, qualche resistenza c'è, però, insomma, eh, se le cure termali sono, sono ancora qui dopo. Anni, 50-60 anni di convenzione col sistema sanitario nazionale, insomma, un motivo ci, ci sarà. Il, in questo diciamo, specifico percorso post-Covid non costituiscono il fulcro della, del trattamento perché eh, possono essere un, un buon supporto, ma non, non è la cura termale che interviene sul, sul, sul post-Covid. Ecco, diciamo che eh, è, un, è un apporto, come dicevo prima, un approccio multidisciplinare.